Ciao a tutti e bentornati all'ultima puntata di quest'anno di Tessiland Condivision. In questa puntata analizzeremo quelle che sono state le richieste che più ci avete posto nell'ultimo mese, ma diciamo che sono anche le stesse richieste che ci vengono poste nel servizio di assistenza durante tutto l'arco dell'anno. E quindi, insomma, ecco, crediamo sicuramente che questa possa essere la puntata più adatta. Puntata prefestiva, quindi concluderemo con qualcosa che ci farà bene, con un pensiero che possa essere in un certo senso positivo, di ottimismo per iniziare davvero al meglio il prossimo anno grazie ai consigli Tessiland. Ma iniziamo subito con la prima domanda di quest'oggi. Vai! Il primo punto di cui vogliamo parlare oggi è questo. Guardate questa schermata. Ecco, allora, una delle domande che ci avete più posto in questo ultimo mese riguarda proprio questo. Molti di voi arrivavano a questo preciso punto, quindi nel momento in cui vi si chiede di controllare nuovamente tutti gli articoli, perché come sapete una volta concluso l'ordine non è possibile effettuare per noi nessuna modifica, aggiunta o sostituzione, cliccate su procedi con l'ordine e puntualmente vi bloccate, perché magari il sito non vi consente di proseguire. Allora, la questione è molto semplice e la soluzione ancora di più. Questo blocco, se così possiamo definirlo, in realtà succede semplicemente se magari avete la pagina aperta da troppo tempo, o meglio ancora il carrello. Per risolverlo vi basterà semplicemente aggiornare la pagina. Alcune di voi non sanno farlo, però c'è quella bellissima freccettina che gira in senso orario in alto a sinistra che vi consente di aggiornare la pagina. Ecco, facendo questo semplice passaggio vi assicuro che potrete procedere tranquillamente con l'ordine e che non si bloccherà. Semplicemente a volte, quando la pagina appunto rimane aperta così tanto a lungo, ha bisogno di, diciamo, di una sorta di refresh. Oppure, se così non dovesse funzionare ancora, effettuate l'accesso prima di inserire i prodotti nel carrello, o se lo avete già effettuato magari disconnettetevi, inserite prima i prodotti nel carrello e poi l'accesso lo farete successivamente. E per quanto riguarda l'accesso ci ritorneremo, perché è una questione molto importante, ma prima parliamo di un altro argomento. La seconda questione di cui parleremo oggi in realtà più che altro è un consiglio, semplicemente perché c'è una problematica che abbiamo riscontrato che riguarda soprattutto gli articoli che una volta ricevuti possono non rispecchiare determinate vostre richieste, o che di cui magari vi rendete conto che appunto non lo fanno però dopo un bel po' di tempo. Allora, alcuni consigli pratici per effettuare un acquisto sicuro è quello di verificare i dettagli che poniamo sul sito, perché ogni articolo presente sul sito Tessiland, cliccando sopra, quindi esempio su qualsiasi gomitolo, colore, clic-clac o articolo o oggetto che sia, noi cerchiamo sempre di porre quanti più dettagli possibili in modo che possiate davvero sapere ciò che state acquistando. Quindi leggete le misure, mettetele proprio, insomma, ecco, in pratica. In questo modo sicuramente l'articolo che vi arriverà a casa sarà esattamente come lo avrete visualizzato, quindi non rischierete di ricevere dei manici che pensavate fossero più grandi, oppure delle catene che pensavate avessero degli anelli un po' più piccoli, o un filato che pensavate fosse in cotone ma in realtà è in lana. Insomma, ecco, abbiamo riscontrato diverse richieste sotto questo punto di vista. Un consiglio che possiamo darvi è appunto leggere esattamente i dettagli che ci sono sul sito, anche perché dietro c'è un grande lavoro. Per noi è molto importante il fatto che sappiate ciò che state acquistando, e quindi cerchiamo di arricchire al meglio la descrizione di ogni singolo articolo. Altro consiglio è quello di visualizzare tutti gli articoli una volta arrivato il pacco. È fondamentale perché, come sapete, ci sono 30 giorni che, quindi, voglio dire, sono un bel po' per visualizzare l'articolo e vedere se può fare al caso vostro oppure no. E quindi sono 30 giorni in cui potrete fare poi eventualmente una richiesta di reso, perché capiamo perfettamente che molte volte l'articolo che si riceve non è sempre ciò che ci aspettavamo, o che comunque poi magari toccandolo con mano, vedendolo dal vivo, possa, ecco, non rispecchiare le nostre aspettative. Ecco, visualizzate, aprite il pacco fin da subito e cercate in questi 30 giorni, voglio dire, è un mese, è davvero tantissimo, di visualizzare questi articoli. Se non dovessero fare al caso vostro, non ci sono problemi. Come sapete, c'è la possibilità di effettuare il reso, soprattutto per chi è registrato come cliente ed è al primo reso. È gratuito, avete questa possibilità, quindi, insomma, sfruttatela. Ma prima ancora,
Mi raccomando, leggete i dettagli di ogni articolo. Abbiamo prima parlato di accesso. Ecco, adesso veniamo proprio alla parte più pratica. Quando effettuare l'accesso? O meglio, sul nostro sito, per effettuare ordini, come qualsiasi altro sito e-commerce online, è necessario effettuare una registrazione. Potete scegliere se registrarvi come ospite oppure come cliente. La funzione è sempre la stessa. In entrambi dovrete inserire il vostro nome, il vostro cognome, l'indirizzo mail e, se decidete di registrarvi come cliente, inserire anche la password. Noi, come sapete, consigliamo sempre questa seconda opzione in modo tale da poter avere sempre un account nel quale poter inserire i vostri ordini, verificare che cosa avete acquistato, quando l'avete acquistato, la quantità che avete acquistato di quel particolare articolo e soprattutto, come sapete, poter accumulare i punti oppure usufruire anche del primo reso gratuito. Detto ciò, una volta che vi siete registrati come clienti, a meno che non salviate una volta per tutte i vostri dati, dovrete quindi effettuare l'accesso o prima di inserire i prodotti nel carrello oppure successivamente. Se volete effettuare l'accesso prima di inserire i prodotti nel carrello è molto semplice, vi basterà cliccare su accedi, inserire il vostro indirizzo mail, la vostra password e poi potrete appunto entrare nel vostro account, inserire i prodotti nel carrello e procedere tranquillamente, senza interruzione, il vostro ordine. Se invece non avete effettuato questo passaggio, inevitabilmente il sito vi chiederà di farlo successivamente, quindi dopo aver inserito i prodotti nel carrello. Arriverete infatti ad una schermata nel quale leggerete 1. Informazioni personali. Qui troverete ordina come ospite, che è il punto in cui dovrete registrarvi qualora fosse il primo ordine, oppure qualora fosse registrati dovrete cliccare su accedi. Ed esattamente come detto precedentemente, inserite il vostro indirizzo mail e la vostra password e cliccate su continua. Entrerete nel vostro account, l'indirizzo di consegna sarà già inserito e vi basterà poi, con pochi altri semplici passaggi, concludere l'ordine. Informazione molto importante che sono certa avrà chiarito molti dubbi. Adesso parliamo di questo. La riconoscete? Sono certa che molte di voi riconosceranno questa meravigliosa scatolina e conoscono di conseguenza anche il contenuto che vi è all'interno. Questo è l'omaggio, il graditissimo, devo dire omaggio, perché davvero ci avete ringraziato in tantissimi, ovviamente noi non possiamo che ringraziare voi per averlo apprezzato, il graditissimo omaggio che Tessiland ha deciso di riservare per tutti quegli ordini che hanno poi come importo un totale finale pari o superiore a 30 euro. Come sapete, all'interno di questa scatolina ci sono 3 pratiche tisane con il relativo dépliant che spiega nel dettaglio le relative caratteristiche, le relative proprietà. Ma questo in realtà diciamo che è stato solo un accenno. Perché? Perché adesso possiamo davvero confermarlo. Tessiland ha deciso di aprire una sorta di oasi di benessere. Usciamo fuori da un periodo lungo ormai 2 anni in cui davvero è stato molto difficile affrontare ogni singola giornata e nelle puntate proprio di Condivision, soprattutto quando abbiamo parlato dei vostri progetti, più volte avete detto che Ferri, l'uncinetto, la maglia, tutto ciò che riguarda appunto l'arte del crochet è stata una vera e propria terapia, proprio perché appunto la knit therapy è davvero qualcosa che fa bene, perché è un luogo in cui rifugiarsi, perché può far bene creare qualcosa per sé, perché può far bene creare qualcosa per qualcun altro, perché è un meraviglioso hobby che però diventa una vera e propria terapia. Ed ecco perché Tessiland ha deciso di creare una sorta di oasi del benessere, un luogo in cui potersi rilassare, un luogo in cui poter star bene anche sul nostro sito, creando quindi quest'area che vedrete proprio in una categoria che non ha un nome a caso. Questa categoria è infatti proprio denominata Per Te. Attualmente vedrete i buoni regalo, ma successivamente questi verranno spostati e in questa categoria comparirà tutto ciò che è necessario per stare ancora meglio. Oltre alla knit therapy ci sarà anche quest'area, questa nuova area nel quale ritroverete tè, tisane, accessori per realizzarle e anche alcuni oggetti personalizzati e personalizzabili. Ma non vi dico nulla, aspettiamo l'anno prossimo e potrete saperne di più. Mi auguro quindi che abbiate avuto già modo di gustare queste meravigliose tisane. Come sapete, all'interno di questo pacchetto ci sono 3 gusti. Ma analizziamolo un attimo nel dettaglio.
queste che avrete ricevuto, che mi auguro insomma possiate ricevere fino ad esaurimento scorte, sono i primi tre gusti che poi potrete comunque ritrovare anche in seguito proprio nell'area per te. I primi tre gusti sono profumo di donna, che ha come proprietà quella di essere davvero rilassante e anche antinfiammatorio. C'è viaggio in Provenza, che invece ha come proprietà quella di essere calmante e anche sgonfiante. Oppure c'è rooibos, melograno e lampone, che sono un vero e proprio integratore, quindi per darvi una vera e propria carica di energia. Insomma, il perfetto abbinamento da associare al vostro uncinetto e al vostro ferro. Tessiland, come sapete, si preoccupa sempre per le proprie clienti, cerca di farle star bene e quindi ha deciso di creare un qualcosa in più in modo tale da poter creare una sorta di benessere fai da te anche a casa. Idea geniale, non trovate? E la puntata di Tessiland Condivision, l'ultima puntata del 2021, si conclude qui. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito, che hanno interagito con noi quest'anno in ogni singola puntata. Davvero grazie, grazie, grazie a tutte coloro anche che ci hanno permesso di parlare dei loro progetti e alle creative che hanno interagito insomma con noi. Davvero grazie di cuore, perché come sapete senza di voi questa rubrica non esisterebbe. Quindi un grazie doveroso. E poi passiamo ovviamente ai convenevoli. Quindi iscrivetevi sul nostro canale YouTube ed attivate la campanella in modo tale da ricevere costantemente tutti gli aggiornamenti, che sono sempre tantissimi, e le novità di Tessiland. Cliccate un bel pollice in su se vi è piaciuto questo video, commentate ed interagite con noi, perché per noi è sempre un grandissimo piacere potervi leggere e rispondere non appena possibile. Seguiteci su tutti i nostri social, vale a dire Instagram, Pinterest, Facebook, TikTok e Telegram. Non perdetevi soprattutto gli ultimi articoli, altrimenti comunque potete sempre trovarli sul nostro blog al sito www.meglianimaglia.com. Vedete, ce la fanno? E quindi che dire, io non posso che farvi i meravigliosi auguri di Buon Natale, di buone feste, di una meravigliosa fine dell'anno e di un inizio di un nuovo anno, di un 2022 che possa essere davvero meraviglioso per tutti voi, ricco di benessere, ricco di tanto handmade e ovviamente ricco di Tessiland. E quindi come concludere al meglio questa puntata se non con una buona dose di benessere e di tisana? Ancora auguri, alla prossima, ciao!